luogo, Isola d'Elba. Località santuario della Madonna del Monte, che si trova nel versante occidentale dell'isola, cioè il lato che si affaccia verso la Corsica, ed è a un'altezza di circa 667 metri sul livello del mare. Io ebbi l'incarico formalizzato dalla comunità montana nel 1993 per realizzare un progetto di ristrutturazione e restauro del santuario stesso. E vorrei leggere in questo caso esattamente il diario di quella giornata. 5 maggio 1995. Presenza in cantiere ore 9. Per l'aggetto dell'altare non è stato possibile accostare il ponteggio alla parete verticale e pertanto bisognerà sporgersi leggermente per arrivare a rimuovere le scialbature. Posizione scomoda. Salito di persona sul ponteggio al lato sinistro dell'altare in corrispondenza imposta dell'arcosoglio, 6 metri e 50 circa di altezza. Il professor Crisanti opera nella zona dell'ingresso al di sopra della cantoria. Con una piccola spatola metallica rimuovo la prima, la seconda, la terza e infine la quarta scialbatura. Quest'ultima di color rosso scuro, a differenza dell'equivalente ritrovata nelle parenti già trattate. La superficie trattata è di pochi centimetri quadri. Un bellissimo volto di putto è apparso alla luce della lampada. Pregevole fattura, sia tecnica che artistica. Prima approssimativa datazione, metà del Cinquecento. L'affresco è stato fatto, ritengo, intorno al 1537, 35, 38, non sono certo su queste date naturalmente. Fu fatto da il Sodoma su commissione di Jacopo V. E qui devo fare ora un piccolo passo indietro per far capire chi fosse questo Jacopo V. Jacopo V era della famiglia Appiani, principi di Piombino, che governavano anche l'isola d'Elba. Jacopo V manifestò già fin dal 1515 questo forte legame con il Sodoma e questa forte amicizia, tant'è che è dimostrato da documenti che il Sodoma si è recato a Piombino, e almeno tre presenze del Sodoma a Piombino, una nel 1515, una appunto nel 1537-38 e una meno certa intorno al 1545. Alcuni interventi il Sodoma l'ha fatti nel 1515 in Piombino, di cui però abbiamo perduto completamente traccia, se non un piccolo frammento di un affresco ritrovato recentemente però in Piombino. E poi c'è questo particolare. Nel 1537 Sodoma si trova a Siena. Si trova a Siena e Jacopo V chiede alla signoria di Siena di imprestargli, usiamo questo termine, il Sodoma per un mese perché doveva completare un lavoro. E qui c'è tutto un carteggio che si può trovare tranquillamente negli archivi sia di Siena che di Piombino e anche in parte dell'Elba, che c'è un contrasto a un certo punto tra la signoria di Piombino, Jacopo V, e la signoria di Siena, perché dopo un mese a un certo punto il Sodoma non torna a Siena e Siena sollecita il rientro del Sodoma e passa il mese di maggio, poi passa il mese di giugno, il mese di luglio, infine in agosto il Sodoma rientra a Siena. Uno si chiede, ma che tipo di lavoro poteva fare il Sodoma tanto da suscitare, diciamo, una reazione così diplomaticamente spropositata da parte di Siena per riaverlo tra le sue cose? E io a un certo punto credo di trovare in questo una chiave di lettura, perché il Sodoma era dimostrato anche da documenti del Vasari,
suo acerrimo nemico, almeno storicamente dimostrato, e da Pietro Aretino invece amico del Sodoma stesso, che il Sodoma era un cultore, un collezionista, un amante di animali piccioli, come venivano definiti in certi documenti d'archivio ritrovati. Cioè aveva un piccolo zoo, in poche parole, in casa, di piccoli animali. Però aveva anche una passione che era il palio. E in quell'epoca c'era a Firenze un palio molto importante, col quale si gareggiava con degli animali di non grande dimensione o di grande stazzatura. E il Sodoma viene a Piombino anche con un preciso intento, di poter andare all'Elba e poter catturare, non so se è il termine giusto, i cosiddetti cavallini nani, quelli che ora poi impropriamente sono stati detti anche i cavallini sardi, che l'Elba a quell'epoca ne era particolarmente generosa. E questo è dimostrato da un documento, perché Lorenzo de' Medici, nipote di Jacopo V, dopo chiede a suo zio Jacopo V se poteva procurare anche a Lorenzo de' Medici, appunto, dei cavallini nani come l'aveva fatti procurare al Sodoma, con i quali aveva partecipato al palio di Firenze e aveva vinto. La risposta di Jacopo V è a Lorenzo de' Medici: caro nipote, lo dico con le mie parole, dice: guarda, mi dispiace, ma credo che gli ultimi cavallini nani che si potevano trovare all'Elba sono stati quelli che ha preso Giovanni Antonio Bassi, detto il Sodoma. Allora, a questo punto io credo che, recatosi a Piombino per fare quello che doveva fare su richiesta di Jacopo V, il Sodoma chiede a un certo punto di andare all'isola d'Elba, appunto per reperire questi cavallini nani. Il luogo che io ho detto, il santuario della Madonna del Monte, che si trova appunto sotto una montagna chiamata la Montagna del Giove, si sono recati là. Io vi garantisco che i mesi più belli sono appunto i mesi di maggio, giugno e luglio, perché sono mesi in cui c'è l'esplosione della natura, le ginestre e tutto quello che la natura può dare. E avendo questo luogo particolare, che è il santuario della Madonna del Monte, con annesso un romitorio che poi utilizzò appunto anche Napoleone, secondo me sono stati là in piacevole soggiorno, cercando, diciamo, di avvicinare questi cavallini, e nel frattempo, o forse per anche sdebitarsi, il Sodoma possa aver dipinto l'affresco che nel 95 appunto ho trovato. Ricordo ancora che Vittorio Sgarbi lesse da qualche parte, probabilmente questa specie di fiume di articoli che poi si sono espansi, diciamo, dopo quello che avevo fatto io, e venne all'Elba, io già faccio una premessa, conoscevo Vittorio Sgarbi, e mi chiese di andare su al santuario per poter vedere questo affresco o questa scoperta, cosa che avvenne. E mi ricordo ancora che sul libro dei fedeli, che in genere si mette all'ingresso della chiesa, dopo averlo visto lui scrisse proprio con una calligrafia molto espansiva alla maniera sua: è Sodoma, è Sodoma, è Sodoma, cioè tre volte Sodoma. A questo punto venne la televisione, furono fatte delle interviste, eccetera, e a questo punto la sovrintendenza venne con i loro dirigenti a verificare di persona se quanto avevo detto, quanto sostenevo, corrispondesse a verità, a questo punto storica e artistica. E ho avuto, diciamo, la soddisfazione di avere anche da parte loro la conferma che erano sicuramente affreschi sodomeschi.